signor T. Signor T, finalmente! Signor T, cosa le è successo? Lei non sa quanto tempo ci ha fatto perdere. Ma signor T, cosa le è successo? Lei non sa quanto tempo l'abbiamo cercata. Allora, ci dice cosa le è successo? Ma lascia perdere, non lo vedi come sta bene. Lui nemmeno immagina quanto tempo ci ha fatto perdere. Signor T, le bambine della scuola Scarpette Felici oggi devono esibirsi, noi abbiamo bisogno di lei. Secondo me è solo per questo. No, signor T, è una fortuna averla ritrovata. E le bambine avranno adesso un bel teatro e potranno esibirsi come una volta. E quando glielo diremo saranno contente, anzi felici come le loro scarpette. Ma non lo vedi? Non lo vedi come sta messo? Vecchio. Malandato. Vecchio e malandato. Lascia perdere, secondo me è solo tempo perso. No, no, lui ce la farà, vero signor T? Tornerà tutto come ai vecchi tempi, nello splendore del vecchio teatro. Ma adesso venga con noi, che le diamo una bella sistematina. Venite bambine, avete visto il teatro? Che bello! Vi piace? Siete pronte per lo spettacolo? Sì! Ok, allora in bocca al lupo e via tutte al proprio posto. Ciao! Andiamo, 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 vai, che inizia! Che inizia! Bravissimo!
Thank you.
Lo so che cosa state pensando, posso immaginarmelo. Prima dell'arrivo delle bambine ero ridotto davvero male, ero impresentabile. E dalla disperazione iniziai a bere. Fanta! Credetemi, ero stanco. Ne avevo viste davvero su tutti gli attori arrivare qua sopra. Avevo visto delle cose inenarrabili. Non ne potevo più. Mi sentivo tradito. Mi sentivo abbandonato. Poi un giorno, come avete visto, sono arrivati questi due gestori e decisero che io avrei avuto un'altra possibilità. No, una seconda possibilità. Furono loro, ma soprattutto furono quelle bambine. A ricordarmi chi ero stato e a quanto potessi ancora offrire. It's really simple. I chance, you vogue. Like, this is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. This is what you want to see. You want to see car, you want to see pussy. Pussy and con. Like cat, I'm coming right back. Cat, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. I'm coming right back, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. Cat, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. I'm coming right back, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. Cat, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. I'm coming right back, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. Cat, like kitty cat. Cat, I'm coming right back. I'm coming right back, like kitty cat. Thank you.
to the bounce to the pussy. Ebbene, sapete, io ho più di 200 anni, ci credete? Più di 200 anni, ebbene ora io vi voglio raccontare come sono nato. Me lo ricordo perfettamente. Ora immaginate dietro di me un palazzo enorme, barocco, e un giorno mi comunicano che quel palazzo verrà abbandonato. Un altro giorno mi dicono che quel palazzo sarebbe diventato me. Mi ricordo perfettamente la sensazione della polvere in gola, dei lavori, dei carpentieri e dei muratori. Ogni giorno crescevo sempre di più e arrivavo a prendere la forma di un teatro. E mi ricordo l'ansia verso il giorno dell'inaugurazione. E il giorno dell'inaugurazione davanti al teatro, una fila lunga e non se ne vedeva la fine. Posso vedere la fine? Mi fate vedere la fine della fila, per favore! Il giorno dell'inaugurazione ero bello, ero imponente come le mura del mio teatro, ero caldo come i riflettori del mio teatro, ero accogliente come le sale dipinte del mio teatro, ero comodo come le poltrone del mio teatro. Ero sicuro che io avrei fatto la storia. Mi ricordo nelle orecchie il rumore delle vecchine, ingioiellate, impellicciate, ricche. E ricordo dentro di me le grida della gente sul loggione. Io respiravo insieme a loro. Io vivevo insieme a loro. Mi sentivo vivo. Ero sicuro che io avrei fatto la storia!
right into what they call a jumping mood. You know what I mean by jumping mood? Well, we just can't miss. Avevo detto che gli avrei fatto la storia. Per anni dopo l'inaugurazione il mio teatro fu sempre pieno. Il teatro del signor T è sold out! Il teatro del signor T è sold out! Il teatro del signor T è sold out! Tutti volevano venire a trovarmi. Tutti venivano e tutti si esibivano. Perché sapete, io ero molto generoso. Sul mio palcoscenico poteva salire ogni tipologia di artista. Artisti provenienti da paesi stranieri o addirittura bambini. Thank you.
di gloria non ne fai. Che da mangiare non ne hai. Soldi. Non ne parliamo. Non avrei mai creduto che potesse accadere proprio a me. E dissi che non capiterà. Si capiterà. Si capiterà. Nel mio teatro ospitai anche quello. Quindi arrivarono bambini che facevano musical. E un giorno nel mio teatro arrivò una compagnia di musical. Erano bravissimi. Cantavano, ballavano, recitavano. E insomma, avete mai sentito parlare di musical? Sei fortunato. Io sono fortunato. Voi siete fortunati. Loro sono fortunati. Tutti siamo fortunati.
da Londra all'India, una volta dallo Sri Lanka addirittura. Hai mai immaginato lo Sri Lanka? Sai dov'è Colombo e le danze di Candy con i costumi variopinti? Hai mai sentito parlare di Bollywood? Sai com'è Bombay? Hai mai visto le sinuose movenze dei sari indiani e i passi leggeri? Ayubowan, the traditional greeting of Sri Lankans. Ayubowan means wishing you a long life. Madura, madura, baby, put the sada abele, ne kamaya.
del fuoco sono accorsi rapidissimi, ma si sono trovati di fronte ad un incendio di una violenza inaudita. La paura in questo momento è che le fiamme possano propagarsi agli edifici adiacenti. Come vedete, un elicottero sta gettando acqua su quello che rimane del teatro. Le fiamme incontrollabili forano il soffitto delle sale e fuoriescono dal torrino della scenografia. L'incendio ha raggiunto la soglia che viene definita flash over. Le fiamme, nella loro inarrestabile marcia, hanno distrutto il teatro. Yeah.
like Dracula's bite. Don't even bother, got a lot of cats. Swallow for dollar, rap style, I holler back like a rock waller. Big get you, hit the spit, you open, sit you down, get you in the ring, sling, slang, box, 10 rounds with you. Snap your bone, bristle, Bristol Motel, Queens, Bristol, Bristol, whip you army issue, shit, fuck with you. Hawking niggas like you, savvy, you slash, attack back, smack your whole team, you flash. Now welcome to the New York Knicks, where Avery Ricks saw the jerseys and the boots of the kicks. Y'all on the dick the way we pose for the flicks. Queen style, red hook now, all in the mix. Weight of the world on your shoulder, gotta hold it up. When the pins burn in the paper, never fold it up. When a plan set in motion, never slow it up. We seize the planet like war, we blow it up. Weight of the world on your shoulder, gotta hold it up. When the pins burn in the paper, never fold it up. When a plan set in motion, never slow it up. We seize the planet like war, we blow it up. Pass the baton, we mash or whatever crew wants. Sadiq, black on tracks like Dutch flashbacks. Settle the score, make y'all know for sure that what we bring to the table, your mental will digest. Put away your forks, can't eat these MCs just as hungry as you, hungry as you. Snatch it out your hand before you bite a chew. We inviting you to spar with the likes of the two. Got you spilling it through the world on your shoulders, gotta hold it up. When the pen's burning, the paper never fold it up. When the plan is set in motion, never slow it up. We seize the plan like water. Weight of the world on your shoulders, gotta hold it up. When the pen's burning, the paper never fold it up. When the plan is set in motion, never slow it up. We see the planet like water, we blow it up.
Beh, ve lo confesso. Dopo l'incendio non sapevo che cosa avrei potuto fare. Ero finito. Finito. Mi sentivo rotto come le assi del mio palcoscenico. Mi sentivo bruciato dentro, come il mio sipario. Spento come le luci del mio teatro. Mi sentivo muto come le voci degli attori che avevo tanto coccolato. Ogni tanto la gente si ricordava di chi ero stato e dei sogni che avevo regalato da bambino. E quindi scrivevano delle rabbiose lettere alle istituzioni, ricordando chi ero. Ma un bel giorno il direttore di un centro commerciale decise di giocare con la mia immagine. Già, l'immagine. E quindi arrivò una cospicua donazione. E dopo 3 mesi di lavoro ero di nuovo in piedi, ero in forma, ero più grande di prima, ero più spazioso di prima, ero più moderno di prima. E cosa avrei potuto fare? Pensare di nuovo al mio passato? No, decisi di ripartire ancora una volta. E quindi ero aperto a tutte le novità. Ogni novità. Qualsiasi novità. Agricoltura. E che lo devo portare io, che sono mingorlino? Quelle due che sono sceme, e chi ce resta? Alice Leonora Duse, che in un'arza manca un fazzoletto. E poi, apertico, ma te sei vista quando ti metto in fila per sbucchi fuori 20 centimetri che devo segare gambe? Nammo, corpo, levallo. Sfiatino qua a mortazza? Pardon. Capo, qua non è rimasto niente. Che solo che un torciolo di mela. Ciappalo. Posto dove potermi truccare.
emozione. Vieni qua, tesoro, cara. Io ti faccio da sgabello. Grazie, tesoro, grazie. E io da tavolino. Oh, cara, come sei gentile, grazie. E io ti faccio da specchio. Oh, bravo, grazie, amore della zia. Un po' più giù, bravo, così. Ok, perfetto. E niente mezzo in bonega. Tatta, se vuole entrare. Camerino, camerino. Avanti. E beh là, dialogo. Ringrazia il ciel che è ancora al teatro. Stava per brusarsi tutto. E senza un teatro, uno, saressimo tutti a spasso. Due, saressimo tutti sotto i ponti. E tre, se lo vi capio ben, saressimo tutti a spasso sotto i ponti e sugli stone. Dialogo. Grazie. Capo, cosa proviamo? Femo un tocco che mi piace. Ah, sì, sì, dai. Sì, il nostro cavallo di battaglia. Intendete dire il pezzo dove io canto e ballo divinamente? Odiano Becco. Sì, e fammo sto pezzo, dai, fammo, e fammo venire giusto teatro. E dai, Thank you.
giorni che sei stato nel teatro, te li ricordi? Mi ricordo, ma però era giovane, ma siamo stati qualche notte a dormire, così. Hai sentivato sempre i bombardamenti fuori, gli spari? Io quando bombardavano lì a Cosa, che facevano la guerra lì a Novelano, che hanno ucciso anche quello della Manoro, l'hanno ucciso dal campanile, ci hanno tirato un colpo che lo vedevano, il partigiano aveva 18-19 anni, l'hanno ucciso in cima al campanile, dietro la strada. Poi ho sentito le pallottole sopra la testa. E si ricorda che lei e la sua famiglia avete usufruito del teatro come un prezioso rifugio proprio per scappare alla guerra e ai suoi bombardamenti. Mi racconti qualcosa? Niente, quando era l'allarme, che erano gli apparecchi, scappavamo e andavamo a rifugio. Bene, quanti giorni siete stati nel teatro? Dunque nel primo bombardamento qua, è stato nel 43, fino al 45. E lei del teatro cosa si ricorda? Beh, del teatro ospitavano quelle persone che, i prigionieri, ecco, tanto per dirti, sì. Perché dopo li dovevano far passare il fronte. E allora c'era una finestrina, ci avevano messo le grate, mi ricordo che ospitavano questi prigionieri per farli passare il fronte. Ah sì, ma noi ci stava una donna che portava un bambino di 20 giorni, avvolto uno sciamo. E sì, io voglio vedere se questo bambino non si sentì, voglio vedere se è vivo o se muore. E allora era buio, ci siamo messi tutti quanti intorno, sta donna ha preso il bambino, l'ha aperto, era vivo, però aveva tutte le gambette nere. Erano ben nascosti lì e loro potevano uscire solo di notte. Poi è successo che la moglie di uno di questi uomini aveva trovato della farina di grano turco. Allora pensò di fare un po' di polenta e di portarla a quei poveri uomini che non mangiavano niente. Fece la cosa più sbagliata che potette fare, perché i tedeschi la videro, la seguirono e trovarono questi uomini nascosti là dentro. Noi stavamo verso la Vesola, sul greto del fiume, e i tedeschi passavano sopra per far tacere quei bambini, ogni tanto un po' di pane, oppure c'era mamma Rosina che se li teneva così. Ma era un disastro, la notte non passava mai. We're at the end of the line. She keeps me from closing my eyes, keeps me from sleeping at night. Don't let me go. We've been talking a while, looking at everything bright. Road and she asked me I'm fine. Just don't let me go. There came a time when you were the only one. You were the only one. The only one. Maybe I could be your only prize. And maybe you could light it wide. Even when I'm falling back, you still believe I tried. Maybe we could be a symphony, and maybe I could learn to play. You could write that story while I just ride the wave. We're at the end of the line. She keeps me from holding her tight, trying to make sure she's fine. Don't let me go. Searchlights, we can see in the
the dark. We are rockets pointed up at the stars. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? Prego, prego, signorina. Signora, grazie. Leggo che lei è un'attrice. Sì, infatti sono un'attrice. Una grande attrice, per la precisione. Legga, legga bene. Ho un curriculum di tutto rispetto. Anzi, no, il mio curriculum lo legge dopo. Ora andiamo al punto. Sa, non ho molto tempo. Faccia lei quello che sente di più nelle sue corde. Tutto è nelle mie corde. Poesia, prosa? Anche. Classico, moderno, contemporaneo? La prima poesia che interpreterò è Come una farfalla, della poetessa greca Sappho. Oh, ah, oh, La carezza serica dei tuoi occhi sfiora la mia pelle e si posa altrove, come la farfalla di fiore in fiore. Punto. No. No. Digli che sotto quel cachet io non apro bocca. Scusi, sai, ogni agente, un impegno importante. Ma dicevo? Ah, sì. E si posa altrove come una farfalla di fiore in fiore. Poi la poesia continua, ma ora passa ad altro. Ora interpreterò Emily Dickinson. Il titolo di questa poesia, Se potessi impedire a un cuore di spezzarsi. Se potrò impedire al cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare... Era alleviare o l'inibire? Se potrò alleviare il dolore di una vita o l'inibire una pena? Va bene, questa era l'inizio della poesia, ma ora non mi dilungo, passo ad altro. Ora qualcosa di contemporaneo. Patrizia Cavalli? Patrizia Cavalli. Essere testimone di se stessi. Essere testimone.
timore di se stessi, sempre in propria compagnia, mai lasciati soli in leggerezza, doversi ascoltare sempre. Ciao carissima! Ciao carissima, come stai? No! No, ma non mi dire! No, non ci credo! Ascolta, ascolta, cara, posso richiamarti fra un minutino? Sì, 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 un minutino. Voglio sapere tutto. Ok, ciao, ciao. Bene, voleva qualcosa di contemporaneo, moderno, prosa, poesia? Vede, posso fare tutto, glielo dicevo, no? Ora però, guardi, devo scappare. Allora, mi dice quando posso passare? Per? Ma firmare il contratto. Mi può chiamare in qualsiasi momento, giorno e notte, ad uno dei 5 numeri che gli ho lasciato. Grazie, arrivederci. È permesso? Prego. Grazie. Ho sentito che avete bisogno di un capo comico, di un posto da capo comico. Sì, dico che avete bisogno di una scusi. Di una persona seria, competente e professionale. Sì. Ho un problema. Sì. Io non sono un capocomico. Sì. Ma ho sempre desiderato essere un capocomico. Sì. Mia mamma mi diceva sempre che sarei diventato un capocomico. Sì. E sa perché? Sa perché? Lo sa perché? Sa perché? Perché la facevo ridere! La facevo ridere! A tre papelle! Oddio. Guarda, le faccio vedere cosa facevo! Le faccio vedere! Beh! Sì, ha bisogno d'altro? Di mia madre, forse. Mi ricordo che lei la facevo ridere. A crepapelle. Quindi lei vuole fare la ballerina? Sì, è il mio sogno. Non basta la passione, è un mestiere molto duro. Io ho già fatto tanti sacrifici. Beh, è bello per uno della mia età
vedere un talento come il suo, ma non basta le volte. Ma io voglio solo ballare, desidero solo questo. Ma sa, a mestiere duro oggi potrebbe essere molto più semplice partecipare ad un talent show, aprire un blog. Posso ballare? You good walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know you didn't get your head done so you could just sit down and just sit still. Hey, we trying to have a good time tonight. Let's go, baby. Let's go, baby.
the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. We get a witness, you gotta see this. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances, but that's a nickel with some counterfeit. With my accountant lips, in fact, I'm down in this. You say with my boobay, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy girl with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block, they break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them for. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Sit down. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more than distance between us in this up on us, you turn around and give me one last touch that made it.
help, I have done it again. I have been here many times before, hurt myself again today, and the worst part is there's no one else to blame. Be my friend, hold me, wrap me up, unfold me, I am small. Lei è? Abbiamo un appuntamento? Un appuntamento? Noi non abbiamo un appuntamento, io non do mai un appuntamento. Ma poi lei è? Lei chi? Ah, lei vuole dire io, cioè lei sono io. Mi sembra strano che non mi conosci. Io sono Felice Malasorte, sì. Il più grande proprietario di tutti i più grandi centri commerciali della città. Io qui mi conoscono tutti. Io qua in città ho fatto tutto. Tutto, tutto! I centri più esagerati li ho fatti io. Sì. Mi sembra strano che non mi conosci. Io sono il tuo mecenato. Si dice così? Mecenate. Mecenate, ecco, io sono il tuo mecenate. Se non fosse stato per me, tu, io ti ho dato un po' di soldi qualche tempo fa, ora tu saresti, che ne so, un ristorante cinese, una lavanderia a gettoni, una sala scommesse, quelle cose lì, no? Io ti ho ridato un'identità, un nome. E che nome? Un nome glorioso. Teatro Malasorte.
Teatro mala sorte. Teatro mala sorte! Io ti ho fatto nascere. E tu poi mi tratti così. Ma non ti preoccupare. Mi ringraziare un'altra volta, casa. Vieni, su, vieni qua, abbracciami. Abbracciami qua, su, dai. Tutto in fuori tu entrerai a far parte della mia grande famiglia. Stringimi la porta, ma più forte, dai, così. D'ora in poi, io e te saremo come i fratelli. Hai capito? Beh, ora siamo di famiglia. Devo farti una confessione, però, Tu stai messo male, caro mio. Stai messo male. Ti hanno messo un'ipoteca. Sai cosa? È una cosa seria. Tu da un giorno all'altro, così di punto in bianco, potresti diventare un ristorante cinese, una lavanderia a gettoni, una sala scommesse. Hai capito? Ma non preoccupare. Ci penso io, fratello mio. Ti risollevo io. Ho da farti una grande proposta, sì. Una cosa che non ci crederai. Sai, io ti farò fare una nuova vita, sì. Io e te insieme faremo grandi, grandi cose. Io e tu e io. Noi faremo una barca di soldi. Now here, I think, on fundamental, the human level, I usually, you see, share with people the ultimate source of peace of mind, happiness in mental level, is within ourselves, not money, not power. Not status, right? Some of my friends, maybe billionaire, very rich, but as a person, very unhappy person. The pride of money failed to bring inner peace. And also those people who have been awful, I think deep inside, or inside. Stress. Distress. So material will not be real in joyfulness.
Manchmal kommen im Fernsehen recht vernünftige Sendungen. Aber das wahre Leben schreibt doch die besten Geschichten. Da war zum Beispiel mal ein Herr, welcher sich stark verändert hatte. Der Mann stand ganz normal an einer Bushaltestelle inmitten einer Gruppe wartender Berufstätiger, als ihm plötzlich ein weiches, synthetisches Fell zu wachsen begann. Er verwandelte sich urplötzlich in einen Plüschbären, auf dessen Rücken ein großes Schild befestigt war, auf dem zu lesen stand: Gedränge nur dem Dieb gefällt. Drum Augen auf und Hand aufs Geld. Im Berufsverkehr geht schon öfters was verloren, sagten sich die Leute und bedankten sich recht herzlich bei dem Bären für die wohlgereimte Warnung. Nur einer der Wartenden, ein grober Kerl mit einem schwarzen Schnurrbart, begann wüste Beschimpfungen murmelnd mit einem Feuerzeug das Fell des Plüschbären zu versengen. Als die Umstehenden dies registrierten, stürzten sie sich auf den schnauzbärtigen und vermöbelten Gegner nach Strich und Faden. Allen war klar, dem Kerl, ein offensichtlicher Dieb, musste eine schmerzhafte Lektion erteilt werden. Dieb konnte der Omnibusfahrer natürlich nicht wissen, als er sich mit seinem Gefährt der Haltestelle näherte. Als die Umstehenden dies registrierten, stürzten sie sich auf den schnauzbärtigen und vermöbelten Gehen nach Strich und Faden. Avete capito che cosa serviva la generosità del signor Felice Malasorte? Certo, gli devo molto se sono ancora vivo, eh? Gli devo molto. Gli devo molto per avermi restaurato dopo l'incendio. E ora sapete che cosa vuole fare? Dopo avermi cambiato il nome, dopo avermi svenduto. Vuole ricomprarmi per abbattermi. E per costruire uno dei suoi grandi centri commerciali. E forse è proprio così che dobbiamo finire. No, è proprio così che dovrebbe finire. Forse è la cosa giusta. Vi pare che io possa ancora avere un futuro?
Forse non è come sembra. È il momento di capire bene le intenzioni. Cosa succederà? Il teatro o il centro commerciale? Chi vincerà? È il momento di capire la verità. It's battle time! Attention, please, attention, please! This shit here feels like the whole entire world collapsed! Just like that.
Abbiate avuto due foglietti. Due foglietti, vero? All'entrata, non sbaglio. Quindi ora il foglietto giallo per noi rappresenterà te, il foglietto nero rappresenterà il centro commerciale. Quindi fate la vostra scelta e sui biglietti. Grazie. Ah, giallo, giallo, nero, giallo, 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 giallo. Siamo veri, giallo, 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 un nero, un giallo, 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 nero, nero. Giro, giallo. Giallo, giallo, giallo. Oh, questo è veramente stiloso, giallo. Signore, che voglio bene, è giallo bellissimo. Io speravo qualche nero per fare la domanda fuori campo, ma va bene. Anche lei, signora in prima fila con la camicia blu, Sì. Giallo anche lei, grazie. Quindi abbiamo tutti gialli? C'è qualcuno che... Yes. Speriamo che sia davvero così. Dobbiamo mantenerla questa realtà. Sì o no? Yeah. Ora vi lascio i ragazzi. Un grande applauso. Thank you.
Thank you.
che mi ha coperto con la mia serie. La borsa di studio viene data ogni anno agli allievi più meritevoli di un settore e consiste nello studio gratuito del primo trimestre dell'anno successivo di tutte le discipline, quindi in teoria ragazzi che prendono la borsa di studio possono sperimentare tutto. Quest'anno però lì Alessia. Per i 10 con i bambini le borse le abbiamo già date,
spettacolo Willy Wonka, però le ricordiamo adesso sul palco. Esatto, non mi ricordo il cognome, però Gaia, vieni qui, dove sei Gaia? Gaia, vieni qua, il cognome è Gaia Castaldo. Ma vorrei dare due lezioni questa sera. La prima è a una bimba che si è rotta un braccio e è venuta a lezione lo stesso, e ogni tanto il poveretto si lamentava e piangeva durante le prove perché il suo braccio le faceva male. E gli dicevo: Alice, penso, vuoi continuare a ballare? Sì, oh, maestro, brava Alice! E la seconda è a una bimba che è cresciuta, è arrivata 5 anni fa e ho visto tutto il suo percorso, e l'anno prossimo purtroppo ci lascia perché va a studiare a Milano. E quest'anno lei abita a Desenzano, il mercoledì tornava a Verona per venire a studiare con gli adulti la sera nonostante 14enne, e poi dormiva a Verona dai nonni. E io ti ringrazio tanto e ti auguro un futuro meraviglioso come sei tu, Sara Carbonì. Cantante professionista, sta studiando per diventare ballerina professionista, Rossana Taurian. Perché avete da dire distinta nel canto, avete visto, e non solo. Io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo l'anno prossimo. Buona serata. Bravi tutti i ragazzi, bravissimi, tanto male di vedere. L'applauso più grande.